Ho letto i rapporti sul caso, e tu? Tutto ciò che ti serve per trovarlo è proprio lì, in quelle pagine. Allora mi dica come. Prima regola, Clarisse. Semplicità. Leggi Marco Aurelio, di ogni singola cosa chiedi che cos'è in sé, qual è la sua natura. Che cosa fa quest'uomo che cerchi? Uccide le donne. No, questo è accidentale. Qual è la prima, la principale cosa che fa uccidendo? Che bisogni soddisfa? Com'è bello il carosello. Una scelta piuttosto stravagante per un branco di alcolizzati debosciati. È qui! Per facilitare le vostre esigenze spedizionarie, vorrei ricordarvi che i pacchi vanno incartati correttamente. Questo è il classico esempio di torna a casa e rifallo da capo. Lei sa a cosa mi riferisco, signora Rigushin? Carta da pacchi e tre passate di spago sono gli strumenti specifici. Grazie dell'attenzione. Hai visto la faccia che ha fatto quando gli ho detto quanto era brutto? No, avevo gli occhi chiusi perché era così brutto. Ragazzi, basta rievocare, andate a prendermi due sigari. Una cosa a testa? Mi sembra giusto. Aspettate, facciamo quattro sigari. Vuoi che facciamo quattro cose? Oh, il mio panino! Si vede! Dammi il tre! E questa era la storia di come da uno sono diventato due, da due quattro e in totale siamo sette. Fine! Ti prego, ti supplico, aiutami, Knuckles. Se non facciamo subito qualcosa, Sonic ci terrà prigionieri su questo pianeta per sempre. Se invece ritroviamo i sette smeraldi del caos, abbiamo una possibilità di combatterlo. Possiamo invertire l'effetto che ci ha spedito tutti su questo pianeta e tornare a casa. Che potevate fare? Prestarmi soldi? Siamo tutti al verde, sia io che voi. Le banche, in pratica, hanno distrutto questo paese. Hanno mandato in fumo i sogni della gente. E a loro non succede mai nulla. Siamo tre vecchi, rapiniamo una banca, tanto non ci prendono. Così ci ritiriamo con dignità. Se accade il peggio e ci prendono, avremo un tetto sulla testa, tre pasti al giorno e un'assistenza sanitaria garantita. Sono un avvocato, Dmitri. Sono obbligato a procedere secondo le norme di legge. Non d'accordo. Cosa puzza, sorella? Ha buttato il mio gatto dalla finestra? Allora, adesso possiamo iniziare. Tu ti chiami Eren Jaeger, esatto? E sei un soldato che ha giurato di offrire la propria vita per il bene della comunità. Corrisponde al vero? Sì, signore. Essendo una situazione senza precedenti, è evidente che in questa sede non potremo applicare le normali leggi vigenti. Ne consegue che ogni decisione sarà di mia esclusiva competenza. Vuol dire che avrò il diritto di decidere della tua sorte. Ora devi solo lasciarti andare. E cadere. Farà tutto quello che vuoi. Bene, buttati. Ma non ce la fai. Ce la fai. Tanto i bambini. Lo so. Jason e Susie. Se vuoi posso fare un salto a casa tua e sparare in testa a tuo marito. Poi porto qui i bambini e li butto giù uno alla volta finché non ti decidi a saltare. Il cibo è carburante. Se fai lo schizzinoso su quello che metti nel serbatoio finirai a secco. Quindi mangia la tua spazzatura. Se ladri dobbiamo essere, rubiamo almeno la roba buona che c'è in cucina, dove non c'è niente di avvelenato. Prima di tutto noi non siamo dei ladri. Secondo, sta lontano dalla cucina e dagli esseri umani. È pericoloso. Sei stato bravo, Cricchetto. Io non l'avevo notato. So di uno che traffica nel mercato nero dei ricambi a Parigi. Un'infida canaglia, ma è l'unica auto al mondo che può dirci a chi appartiene questo motore. Che ne dici di costituire una task force informale per la questione? Aspetta, come? È chiaro che tu hai molta esperienza sul campo. Fermo! Ci sono cose in questo mondo che è meglio lasciare dove sono. Ma se sai dove cercare, queste rovine sono piene di ricchezze. Amico. Aspetta, aspetta. Amico. Ci siamo quasi. Amico. Amico. Amico.
amico. Ecco, troppe volte non siamo riusciti a cambiare quello che stava capitando, che capitava a tutti noi. Speravamo di poterlo fare, ma invece no. Questa volta io posso, ne sono sicuro. Quindi devo farlo.